il conferimento odierno e l'annuncio della migliore disciplina data al suo annuale ripetersi sono una delle testimonianze della rispettosa attività che il governo intende svolgere affinché tra le manifestazioni della libertà umana nella nostra libera democrazia vigorosa si affermi l'attività degli intelletti solerti nell'indagare, nel descrivere le molte forme del sentimento umano, sostenendo la scuola e i suoi maestri, ansiosi di rispondere alle esigenze della popolazione. La Penna d'Oro per la letteratura della Presidenza del Consiglio è stata assegnata nella sua prima edizione alla memoria di Giovanni Papini. Era il 1957 quando fu istituito il premio Penna d'Oro, un premio assegnato dalla Presidenza del Consiglio a scrittori e in origine anche agli editori, destinato a coloro che hanno onorato la cultura italiana nelle lettere e nelle discipline morali. Il Capo dello Stato ha conferito stamane al Quirinale la penna e il libro d'oro, annuale riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli scrittori e alle case editrici che onorano la cultura italiana. Nel Salone delle Feste sono convenuti per l'occasione scrittori illustri, editori e librai famosi, giornalisti, uomini politici. Il Presidente del Consiglio Moro ha sottolineato innanzitutto il rilievo acquistato dalla manifestazione nella vita culturale italiana. Onorando la cultura, ha continuato Moro, vogliamo corrispondere alle più vere esigenze della comunità nazionale. Il Presidente della Repubblica Saragat ha detto: la cerimonia che ci vede qui riuniti ha per me un significato particolare per l'avventura che mi date di continuare una significativa tradizione che vuole il Capo dello Stato come rappresentante dell'unità nazionale partecipe di questo alto riconoscimento dei valori della cultura, mediante la consegna dei premi della Penna d'Oro e del Libro d'Oro. Così, dal 57 a oggi, sono stati premiati nomi di grandissimo rilievo come Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Carlo Emilio Gadda, Ignazio Silone, Giuseppe Prezzolini, Lalla Romano, Giorgio Bassani, Sergio Solmi, Mario Soldati, Mario Luzzi, Maria Bellonci, Alberto Moravia, Attilio Bertolucci, Vasco Pratolini, Piero Angela. E nel 2019 la senatrice a vita Liliana Segre. È proprio una penna d'oro. I tempi fanno sì che molto si dimentichi, soprattutto perché non si è invitati a studiare, a leggere quello che le penne d'oro hanno scritto, perché le penne d'oro non sono tantissime, ma quelle andrebbero lette. La voce di Liliana Segre si è levata con forza. Ha ricordato con parole pesanti come pietre ciò che visse a causa delle leggi razziali italiane e durante la deportazione in Germania. Questo premio voglio dedicare a tutti quegli uomini e quelle donne che combattono le parole dell'odio, tutti quegli uomini e quelle donne che invece usano la penna per scrivere parole di fratellanza, di amicizia, di accoglienza, di volersi bene, parole che diventano impopolari, perché piacciono molto quelle dell'odio, invitano a tirar fuori il peggio di se stessi. Invece noi cerchiamo, da madri, da nonne, da donne, di tirar fuori dal mondo il meglio di quello che c'è, non il peggio. Liliana Segre, attraverso le sue interviste e le sue testimonianze, ha saputo arrivare al cuore dei ragazzi di oggi. Ha svolto così una funzione morale ed educativa di enorme importanza, di cui dobbiamo esserle grati. Grazie di tutto.